Salve, sono Giancarlo Ormiti, sono il presidente della Firenze Marathon da molti anni, esattamente da 1984, quando insieme a 7 amici abbiamo costituito la Firenze Marathon e il marchio originale. Siamo qui nel Parco delle Cascine, è una parte importante del percorso della Firenze Marathon perché dal 1984 utilizza questo parco, diciamo cittadino, esattamente alle porte del centro storico per circa 10 km del percorso della maratona. Questa area diventa una parte preponderante dell'immagine della nuova edizione e vede in questo Parco delle Cascine un posto di aggregazione di tanti podisti fiorentini e turisti che sono qui a Firenze. Quest'anno questo parco sarà anche preceduto il sabato da un evento sportivo che vede una staffetta 3x7 km dove la partenza di trovo è proprio qui in questo bel parco adiacente alla Leopolda, nuova sede dell'Expo della Firenze Marathon e nuovo Experience Sport di mostra cittadina. Ovviamente la nostra forza sono i maratoneti, ma subito dietro sono oltre 2500 volontari. Una passione che ha preso sempre di più e devo dire dal 1998, quando abbiamo avuto la fiducia di uno sponsor importante come ASICS che ci sostiene e ci sosterrà fino al 2020. È sicuramente un'attività coinvolgente della città, coinvolge l'amministrazione pubblica totalmente dagli uffici al sindaco e sicuramente è accolta dai fiorentini con grande passione. La maratona è un evento da correre perché è una corsa bella, si svolge nel centro storico di Firenze, fra le più belle diciamo bellezze artistiche della nostra nazione. E la partenza dal Piazza del Duomo è stata la ciliegina che da 2 anni appunto dà questo prestigio e anche quest'anno vi aspettiamo. Sarà un evento bellissimo.